noi siamo soddisfatti che sia stata confermata la tesi della procura e che quindi questi tre medici siano stati rinviati a giudizio per omicidio colposo. Questa è la grande soddisfazione perché veramente lo dobbiamo a Valeria, che ci manca L'aria, come sì. l'aria, proprio veramente. C'è speranza che si arrivi ad una giustizia su questo fatto. Io sono proprio fiduciosa per quello che sta facendo il corso della legge, veramente. Stanno lavorando, mi sembra, finora con molta cura, senza tralasciare niente. È evidente comunque, secondo noi, l'errore che è stato fatto dai medici è nero su bianco, perché l'errore più grande è che lei non è stata proprio messa sotto osservazione, ricoverata per vedere come evolvesse il suo malessere. E quindi l'errore lì c'è, proprio per questo, secondo me. La cosa brutta è che non hanno neanche provato a curarla. Non hanno proprio assolutamente provato a curarla. Pasticchetta antidolorifico. Non è possibile. È indicibile una cosa del genere. Non ci sono parole per descrivere una cosa del genere. C'è una ragazza che ti si presenta al pronto soccorso per 4 volte. Sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. E ogni volta gli cambiano cura. In 15 giorni sono riusciti a ucciderla. Di oggi anche per lei è un passo in avanti importante. Sì, perché finalmente adesso sono diventati imputati. Anche se poi nessuno ce la riporterà più. Purtroppo no. Purtroppo no, però lo dobbiamo soprattutto alla famiglia, alla sorella, a Vittoria, che è la bambina che ha lasciato, e a Fabrizio, a noi Compagni. genitori, perché noi la nostra vita, da quando lei non c'è più, morta così, per questa motivazione proprio assurda, la nostra vita la viviamo, non lo so, dentro una bolla. Al momento ci sono 3 medici indagati, un medico del Policlinico Casilino e 2 medici dell'Ospedale San Giovanni, Con l'accusa? di omicidio colposo, negligenza, superficialità e imperizia. Purtroppo Sulle tempistiche, quando ci sarà la prima udienza? è lunga, settembre 2025. Andiamo avanti. Arriveremo a quel giorno. Non si sa come, ma dobbiamo arrivarci.